Pensavate che il calcio balilla fosse un gioco superato, un ricordo affettuoso nella mente di qualche vecchio appassionato? Per convincervi del contrario, dovevate esserci al torneo di calcio balilla, organizzato a Corsico in via Cavour, sabato 12 settembre. Qui una fila variegata di partecipanti di tutte le età attendeva pazientemente il suo turno per sfidarsi in piccoli match a coppie di 2 contro 2. Il calcio balilla è sempre stato considerato uno sport minore. Oggi, grazie a questi amici, abbiamo realizzato questo sogno, quello di costituire questa associazione, e sta avendo un enorme successo. Una passione, questa del calcio balilla, che inizia fin da piccoli, giocando con i propri coetanei, e che quasi sempre poi accompagna i momenti di svago e tranquillità anche dei più grandi. Sembra proprio che questa pratica, arrivata in Italia nel secondo dopoguerra, riesca ancora a tener testa a videogames e recentissimi giochi multimediali. Forse perché vuole essere prima di tutto un'occasione per ritrovarsi insieme. Con la nostra compagnia, siccome siamo all'oratorio, giochiamo spesso a calcetto e poi è nata tutta la passione anche con le amiche. È un modo per divertirsi e stare in compagnia. L'hanno capito bene i membri dell'associazione Calcio Balilla Corsico, che da 3 anni organizzano un torneo in occasione della Sagra Cittadina e da ben 10 anni si ritrovano tutti venerdì sera presso l'oratorio Spirito Santo, portando avanti un divertente passatempo, comune a giovani e meno giovani. Ci siamo ritrovati in un oratorio qua di Corsico e da lì è nata, diciamo, la passione, ed era l'unico sport dove c'era l'aggregazione sia per i ragazzi che anche per i genitori.